Infernale, siamo riusciti a riempire Campo Santo Stefano, ma chi l'avrebbe mai detto solo questa mattina? Davvero siamo stati straordinari, meravigliosi, una due giorni di mobilitazione dopo la enorme assemblea di ieri. Veramente, veramente grazie a tutti e tutte per aver dato questa prova di grande cuore, di grande coraggio, di grande orgoglio per la salvezza della nostra città e della nostra laguna. Lo abbiamo detto molto chiaramente ieri, dopo quello che abbiamo visto la notte tra martedì e mercoledì scorso è stato qualcosa di mai visto, di inedito. Abbiamo visto la violenza dei fenomeni meteorologici resi sempre più violenti, imprevedibili, dei cambiamenti climatici che si sono sommati agli effetti del degrado, della devastazione della nostra laguna, che è l'unica vera difesa della nostra città. Nell'ultimo secolo la laguna di Venezia si è ristretta di un terzo, quindi l'acqua ha molto meno spazio per poter defluire. Nel contempo abbiamo scavato profondissimi canali portuali, il canale dei Petroli nel 66, la bocca di porto di San Nicolò per far passare i mostri, i giganti del mare. Una città, una laguna più stretta e più profonda, in cui entra molta più acqua e quest'acqua ha molto meno spazio per espandersi. Questo è il vero motivo dell'aumento delle acque alte, un modello di sviluppo completamente insensato, completamente sbagliato. In questo il MOSE è una delle principali cause, perché si inserisce esattamente in questo solco. Il MOSE scava ancora di più le bocche di porto, il MOSE approfondisce ancora di più i fondali delle bocche di porto, il MOSE ha cementificato le bocche di porto rendendo l'acqua entrante in laguna molto, molto più veloce. Il MOSE è criminale da un punto di vista ambientale perché aggrava le condizioni della laguna, il MOSE aggrava i problemi dell'acqua alta, non li risolve. Il MOSE non è la soluzione, il MOSE è il problema. E chi vuole continuare a buttare via soldi nel MOSE è un criminale altrettanto grave, perché il MOSE è stata la più grande ruberia d'Italia. Ma attenzione, che la particolarità del MOSE non è un sistema corruttivo che si è inserito su un'opera, no, noi siamo riusciti a fare prima il sistema corruttivo con la concessione unica al Consorzio Venezia Nuova, ed è stato quel sistema corruttivo a decidere il progetto. Sono stati i corrotti a decidere qual era il progetto da fare per poter rubare di più, per poter rubare meglio e per poter rubare più a lungo. È per questo che il MOSE non funzionerà mai, è per questo che il MOSE non verrà mai finito, perché è un progetto pensato per non essere finito, pensato per rubare all'infinito i soldi che invece devono essere dati a questa città, dati ai contributi agli affitti, ai contributi ai restauri, al recupero economico e sociale di questa città e anche al recupero ambientale. La città ha bisogno di una grande opera, ma è una grande opera diffusa, è una grande opera fatta di milioni di piccoli interventi. Noi dobbiamo restringere le bocche di porto, rendere meno profondi i canali portuali, ma invece scavare i canali interni alla città. Da quanti anni non si fanno le manutenzioni dei rii nella città? Noi dobbiamo far entrare meno mare in laguna e permettere che questo mare defluisca in tutta la laguna, in tutta la città. Noi dobbiamo aprire alla circolazione delle acque e farne entrare meno. Il MOSE fa il contrario. C'erano anche molti progetti alternativi al MOSE. Alcuni parlavano di rialzare parti di città, ma questi progetti sono stati bloccati dalla concessione unica e dal Consorzio Venezia Nuova, che li ha bloccati proprio per non interferire con la grande mangiatoia dell'unica grande opera possibile. Brugnaro, questo sindaco indecente, inguardabile, che dovrebbe dimettersi immediatamente, non ha colto l'occasione per stare zitto neanche davanti alla tragedia della sua città in ginocchio dovuta all'acqua straordinaria, all'acqua grande 2.0 di martedì notte. Ha detto due stronzate inimmaginabili. Una, ha detto che il MOSE è la soluzione e il giorno dopo ha detto: ma io del MOSE non so nulla. E due, ha usato i cambiamenti climatici come scusa e non come sfida per una vera politica ambientale di questa città.
Brugnaro, quel ladro di Zaia, quel farabutto di Zaia che è stato al governo a braccetto con Berlusconi e con Galan durante tutti i 30 anni del MOSE. Adesso dice che il MOSE è uno scandalo nazionale. No, Zaia, il MOSE è uno scandalo solo tuo e non capiamo perché non sei finito in manetta anche tu. Forse perché l'allora procuratore capo, il dottor Nordio, è uomo di Maroni. Forse perché il dottor Nordio, che ha condotto l'inchiesta sul MOSE, è un leghista come te che ti ha parato il culo. Ma dovresti essere in galera assieme a tutti gli altri invece che governare ancora la nostra regione. E allora sono stati due giorni straordinari in cui Venezia ha dimostrato ancora una volta che non ci sta, che ha un grande cuore, un grande coraggio. Non ci fermiamo qui, abbiamo fatto questa manifestazione al volo perché martedì 26 c'è il comitatone a Roma, quel comitato di ministri romani che vorrebbe stanziare ancora soldi pubblici per quest'opera inutile e dannosa. Allora noi diciamo un'altra volta, non lasciamoli tranquilli, stiamo organizzando un pullman per andare a Roma martedì pomeriggio e andare a dirglielo da sotto le finestre di Palazzo Chigi che Venezia il MOSE non lo vuole, che il MOSE non è la soluzione per questa città ma è il problema. Chiunque voglia scriva la pagina del comitato di Fridays for Future, perché dobbiamo continuare a farci sentire come abbiamo fatto ieri, come abbiamo fatto oggi e come faremo martedì a Roma. Grazie a tutti davvero per lo sforzo straordinario e per il grande coraggio che stiamo tutti dimostrando assieme.